Buongiorno, buongiorno a tutti, cari colleghi, assessori, membri della Giunta, tutti. Iniziamo con il consigliere Liberati Carbonari che interrogano l'assessore Bartolini, trasferimento a Terni di almeno due direzioni regionali. Prego, consigliere Liberati o Carbonari, chi interviene? Sottoscritto. Prego, consigliere Liberati. Ricordo i tempi, 3 minuti, 2-1. Prego. Allora, grazie, Presidente. Dunque, la vicenda è quella annosa del fatto che nelle sedi centrali della Regione Umbria sono concentrati tutti gli uffici. Allora, la questione è seria, io intendo aprirla dopo 48 anni di squilibrio, di asimmetria totale tra Perugia e Terni. Il fatto che in Abruzzo, nello statuto, ci sia scritto che la Giunta e il Consiglio hanno sede, hanno le loro sedute all'Aquila e a Pescara, a mio parere sarà di orientamento per il futuro. Ma non solo, c'è scritto in quello statuto che le direzioni stesse sono all'Aquila e a Pescara. Invece da noi che si fa? Si concentra unicamente da una parte, alimentando una regione a due velocità, con una provincia e un comune in particolare che è rimasto indietro, molto indietro, ovviamente anche a causa dell'ignoranza e della complicità e dell'inerzia delle classi dirigenti locali di Terni, ignoranti come capre, perché questo accade. Dopodiché succede che la concentrazione continui anche in termini ovviamente di chance, di opportunità, e in 50 anni di regione c'è una città che è arrivata a 170.000 abitanti partendo da 130.000 nel 1970 e c'è l'altra città, quella dei Poracci, che è partita da 106.000 e sta a 111.000, gli stessi numeri del 1980. Allora, o qui ci mettete una pezza, quindi trasferendo quanto prima uffici, risorse a quell'altra città, anche a quell'altra città, vi impegnate in Europa, li prendete dal nazionale, vi impegnate per ristabilire un equilibrio, oppure vi assicuro che io questa regione la smonto, perché non è possibile che soltanto da una parte si accentrino competenze, funzioni, con un depauperamento totale. Ci sono 0 direzioni su 6 a Terni, 2 sezioni su 62, vi leggo, 2 servizi su 62, 7 sezioni su 189. Si fa così? A me non interessa se i colleghi in 50 anni non si sono accorti di niente o hanno fatto finta o si sono venduti per questa storia. Bisogna essere chiari, e lei, assessore Bartolini, che è uomo di diritto e quindi uomo che è informato da criterio di giustizia, chiedo a lei anzitutto di lavorare per trasferire risorse, competenze e mezzi a quella città. Così si fa, è assolutamente inaccettabile che su temi come energia, ambiente e salute Terni non abbia una direzione regionale. Nella vicina Abruzzo, tanto per essere chiari, ma accade in tante altre regioni, a Pescara ci sono 4 direzioni su 9. Allora, che vogliamo fare? Io ve lo chiedo molto chiaramente. Lì ho detto comprate il tulipano quantomeno per eliminare sprechi, affitti, eccetera. Costa 40 milioni, 30 milioni, 40 milioni per sistemarlo, benissimo. Allora sono 1 milione di euro all'anno con un mutuo. E 1 milione di euro all'anno è quello che spendete, che spendiamo, solo per la ASL, che peraltro a Terni non fornisce servizi come altrove, solo per la ASL in termini di affitti, buttati via. Quindi metteteci una pezza. Grazie, consigliere Liberati. Prego, assessore Bartolini. Allora, una premessa ed obbligo. Ho risfogliato l'articolo 3 dello statuto vigente, che al primo comma dice la regione è costituita dai comuni dell'Umbria e dalle province di Perugia e Terni. Dopodiché, al secondo, aggiunge la città di Perugia è capoluogo della regione. Questo naturalmente non vuol dire
nel momento in cui evidenzio che è lo statuto della Regione dell'Umbria a individuare Perugia come capoluogo e quindi come sede in questo momento giuridica, tanto della Giunta quanto e soprattutto in questa sede dell'Assemblea, ma anche delle direzioni. Fermo restando questo, che è una precisazione importante, non di meno io mi sento in parte di accogliere la sua sollecitazione e mi spiego meglio. Fermo restando che giuridicamente una direzione, perché l'esempio dell'Abruzzo è previsto statutariamente, quindi la sede deve essere nel capoluogo, io mi impegno a, cosa che poi dopo le darò con dei dati, già stiamo facendo e come assessore all'organizzazione e al personale sto facendo, e anche al patrimonio, possiamo sicuramente valutare una maggiore presenza dei direttori e dei dirigenti attraverso una direttiva che siano presenti anche a Terni, molti dei servizi regionali, anche e soprattutto a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali, operano sul settore ternano. Quindi, primo elemento rispetto alla sua richiesta di maggiori risorse. Le risorse dal punto di vista del personale negli ultimi due anni nella sede di Terni sono ulteriormente aumentati. E sono aumentate le sedi, perché oltre alla sede del centro multimediale, abbiamo acquisito in comodato gratuito la sede di Palazzo De Santis, ma soprattutto abbiamo la sede di Via Saffi, che in questo momento per ragioni appunto di idoneità costruttiva non è agibile, ma che abbiamo messo tra le opere strategiche ed è nostra intenzione appunto nella programmazione aprire anche la sede di Via Saffi. Quindi c'è un quadro in cui stanno aumentando le risorse su Terni, si stanno aumentando anche le sedi e naturalmente su questo io sto già impartendo direttive informali, ma mi posso anche impegnare a fare una direttiva formale di avere da parte dei direttori e dei dirigenti un impegno anche in termini di orario e di presenza in queste sedi di Terni. Grazie Assessore Bartolini, prego. Io la ringrazio, Liberati, ma, diciamo, a un minuto. Grazie Presidente, la ringrazio, ma io respingo il concetto di elemosina amministrativa. Non è che lei mi deve dare la presenza dei direttori, lei mi deve dare le direzioni, perché c'è una criticità in tema di ambiente, salute e energia. Allora, queste direzioni regionali non possono stare più a Perugia, perché hanno alimentato i suoi ascendenti politici una situazione di crisi ambientale, energetica e sanitaria che va affrontata sul posto, così come a Foligno sono stati accentrati gli uffici della Protezione Civile, così come a Norcia, per motivi ovviamente legati alla crisi sismica, sono accentrati gli uffici di quel tipo di ovviamente attività che sarà la ricostruzione. A Terni voi dovete portare gli uffici e non la presenza dei direttori che vengono quando vogliono loro. Dovete portare gli uffici stabilmente, strutturalmente. Non è possibile che questioni inerenti, crisi, questioni aperte, apertissime, e che peraltro riguardano anche tasse che i ternani pagano a chiaramente la Regione, ma tasse, canoni ad esempio, i canoni idroelettrici, tutta una questione apertissima che è la nostra ricchezza, voi la sottraete e i ternani non vedono nulla. Il campanile nasce nel momento in cui si fanno queste operazioni. Allora, non è più possibile andare avanti così. Quindi vi chiedo di, primo, cambiare lo statuto,
Chiaro che Perugia è capoluogo di regione, è ovvio che è la sede degli organi istituzionali, ma come in Abruzzo voi sullo statuto scrivete che anche a Terni fate la giunta e il consiglio, perché non è una città negletta, non è una città che può ancora accettare questo caos, questo abbandono. E così mettete anche le direzioni, sullo statuto ce lo mettete. Ci sono 4 uffici a Terni, lei mi ha citato 3 sedi, la sede di Palazzo De Santis è una vergogna, muffe, umidità, i lavoratori stanno in una condizione oscena, via Saffi è chiusa, c'è solo il genio civile, il centro multimediale si commenta da solo, perché si vede come sta, pagate l'affitto al comune, centinaia di migliaia di euro. Procediamo con l'oggetto numero 134, interroga il consigliere Rometti e risponde l'assessore Cecchini. Prego, consigliere Rometti. Grazie, Presidente. Ma è un'interrogazione che probabilmente è stata superata anche da, diciamo, da quello che poi è successo nei giorni scorsi attraverso l'interlocuzione con i soggetti interessati e l'amministrazione regionale, anche in un incontro avuto con l'assessore Cecchini nei giorni scorsi, e riguarda in buona sostanza la soppressione di una zona di ripopolamento e cattura che, come sappiamo, incide anche sulla percentuale del territorio a protezione che, come sappiamo, è di competenza del piano faunistico venatorio. Ora, questa decisione è stata presa dall'ambito territoriale di caccia. Sappiamo che gli ATC, gli ambiti territoriali di caccia, in questo momento sono in regime di prorogatio, quindi l'interrogazione, oltre a non condividere la scelta fatta rispetto al, come dire, declassamento, chiamiamolo così, di questa zona, l'interrogazione tende a capire innanzitutto se l'ambito territoriale di caccia, in una situazione di prorogatio, innanzitutto poteva prendere una decisione di questo genere che, come abbiamo detto, incide sul piano faunistico venatorio e riguarda peraltro una zona di ripopolamento e cattura che è stata costituita nella zona di Masciano, denominata San Fortunato, e quindi se questa decisione poteva essere presa e appunto se era possibile in qualche modo sospendere cautelativamente tale decisione, visto che era già in corso la tabellazione per definire questa nuova caratterizzazione dell'area. Dagli incontri fatti, l'assessore lo dirà, comunque ci sono stati passi avanti che in qualche modo sembrano aver risolto questa questione. Grazie, consigliere Rometti. Prego, assessore Cecchini. Sì, ma da un punto di vista formale è tutto legittimo, perché gli ATC propongono i piani di gestione per le zone di ripopolamento e portano avanti anche un monitoraggio che sta a significare poter verificare la corrispondenza tra quanto previsto dal piano e l'attività effettivamente svolta. Non sono gli ATC che vanno a determinare l'attuazione chiusura delle ZRC, in quanto gli ATC appunto propongono poi un atto dirigenziale della Regione Umbria che va a compiere le scelte. Quindi in questo caso l'atto è una determina del dirigente che è stata fatta sulla base di un'istruttoria messa a disposizione dall'ATC. Quindi è tutto perfettamente regolare, come nella sostanza credo sia stata corretta anche la relazione dell'ATC, perché manifestava appunto una conduzione che non era soddisfacente e non rispondeva a quelli che sono i requisiti e le modalità di conduzione delle zone di ripopolamento e cattura, che appunto portano nel nome l'obiettivo per cui sono state costituite. E in questa zona di ripopolamento e cattura non c'erano più i requisiti minimi per poterla considerare tale. Nell'arco di queste settimane ci sono stati incontri tra l'ATC, rappresentanti dell'associazione venatoria, in particolare quella che era impegnata nella gestione della ZRC, c'è stata la condivisione, diciamo, di quelli che erano i punti di criticità e proposizione per andare a superare quei punti di criticità, quindi mettere al lavoro una nuova squadra di persone che potessero nel miglior dei modi soddisfare
le esigenze e gli obiettivi che si pongono le ZED di ripopolamento e cattura, e mi dicono gli uffici, sia quello della Regione che gli ATC, ma credo anche i diretti interessati, che abbiano trovato una sintesi che di fatto va a superare quanto previsto dalla determina e quindi a ricostituire una zona di ripopolamento e cattura che appunto riprenda un lavoro serio, che è quello di fare in modo che all'interno del territorio regionale si possa trovare della fauna autentica che dia una mano anche a quel ripopolamento della nostra selvaggina, che è uno degli elementi indispensabili non solo per la pratica dell'attività venatoria, ma anche per garantire quella biodiversità alla quale tanto teniamo. Grazie Assessore, prego Consigliere Ometti. No, prendo atto della risposta dell'assessore e la ringrazio anche per la disponibilità e la collaborazione, perché poi se si è arrivati a questa sintesi è, come ho detto prima, grazie all'assessorato e all'assessore che hanno promosso in qualche modo e hanno recuperato, questo devo dirlo, probabilmente nell'istruttoria che ha fatto l'ATC, una condivisione e un coinvolgimento dei soggetti che erano chiamati in qualche modo in causa è mancata un po'. È stata recuperata successivamente grazie all'assessore, quindi questo ha portato poi a un esito favorevole e condiviso della situazione. Procediamo con l'oggetto numero 139, ripresa dei lavori sulla strada statale 219 Piandassino. Interroga il consigliere Smacchi, risponde l'assessore Chianella. Prego, consigliere. Grazie Presidente, buongiorno ai consiglieri, buongiorno all'assessore. Assessore Chianella, come lei ben sa, sono 17 mesi che è scaduta la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di completamento della variante alla Piandassino tratto Mocaiana Biglio di Pietralunga. Sono 17 mesi che i lavori sono stati affidati alla ditta Collini di Trento. Si tratta di circa 4 chilometri per un importo di circa 76 milioni di euro. E quindi sono 17 mesi che quei 76 milioni di euro sono fermi. L'8 febbraio del 2017 l'ANAS ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'esito della gara, che prevedeva progettazione esecutiva e inizio lavori, e l'appaltatore aveva 40 mesi di tempo per poter completare l'opera, compresi 4 mesi per la redazione del progetto esecutivo. Nel frattempo è cambiato il governo, nel frattempo abbiamo due ministri 5 Stelle a capo del Ministero dell'Ambiente e a capo del Ministero delle Infrastrutture, Costa e Toninelli, più vari sottosegretari della Lega. Nel frattempo l'ANAS, che credo sia l'unica responsabile di tutto quello che è successo, ancora non ci ha dato risposte. 3 mesi fa il capo dipartimento Celia ci aveva in commissione, con lei presente, detto che si stava cercando una procedura abbreviata al fine di recuperare i tempi e ripartire con i lavori. In questi 3 mesi non abbiamo saputo niente, quindi lo spirito di questa interrogazione, assessore, è quello di capire che cosa sta succedendo, se chi ha delle responsabilità si rende conto che per quel territorio quella strada è vitale, non soltanto per la sicurezza ma anche per la ripresa economica dello stesso, visti anche i dati terribili con riferimento al lavoro e alla disoccupazione. Bene, se la sua risposta sarà, assessore, una risposta positiva, ne prenderemo atto e cercheremo in qualche modo di monitorare anche dal punto di vista i tempi. Se non lo fosse, probabilmente dovremo prendere in considerazione anche delle reazioni forti da parte di quel territorio, compresi i rappresentanti dei comuni. Grazie. Grazie consigliere Smacchi. Prego assessore Chianella. Grazie Presidente. Grazie consigliere Smacchi. Facendo seguito a quanto lei ha già detto, in realtà il 7 maggio nella seconda commissione permanente della Regione Umbria, il responsabile dottor Celia, il direttore compartimentale dottor Celia,
ci confermava quanto da lei detto, appunto, quindi che dopo la consegna dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, l'impresa Collini di Trento, SPA di Trento, inerente alla strada cosiddetta Piantassino, è in capo all'appalto, insomma si è aggiudicata l'appalto. E ad oggi risultano questi passaggi. In adempimento degli obblighi contrattuali, l'appaltatore ha consegnato il 14 dicembre del 2017 la documentazione inerente alla verifica di ottemperanza. Questa è stata trasmessa da ANAS alla Regione dell'Umbria, Servizio Valutazioni Ambientali, per l'avvio della relativa procedura. Essendo scaduto il termine di validità della via regionale, il suddetto Servizio Regionale Valutazioni Ambientali ha comunicato che a seguito di modifiche normative recentemente intervenute, il progetto del tratto stradale in parola, quindi la Piantassino, dovrà essere ripresentato alla competente autorità statale, in quanto appunto ricompreso nella parte seconda del decreto legge 152 del 2006. Dovendosi conseguire una nuova compatibilità ambientale del progetto, per dare corso alla verifica di ottemperanza in esito all'incontro tenutosi presso il Ministero il 12 aprile del 2018, si è manifestata la necessità di attivare una nuova procedura di verifica di assoggettabilità a via del progetto, in quanto si prefigura il sussistere di significative condizioni che possono consentire l'esclusione del procedimento della via e al contempo legittimare quindi il progetto esecutivo. Comunque, con nota acquisita da ANAS in data 3 luglio 2018, l'appaltatore, su richiesta appunto di ANAS medesima, ha trasmesso la documentazione afferente allo studio preliminare ambientale al fine di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di via. In data 3/7/2018 ANAS ha presentato al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza per l'avvio della procedura di assoggettabilità a via, trasmettendo la relativa documentazione. Le notizie che noi abbiamo oggi è che il Ministero dell'Ambiente sta avanzando ai soggetti portatori di interesse richiesta se abbiano o meno eventuali osservazioni sul progetto a suo tempo approvato, al fine di poter espletare, qualora bastasse, noi riteniamo che questo basti, la verifica di assoggettabilità o, se necessario, invece procedere ovviamente alla via. Siamo in attesa da ANAS dell'esito di queste richieste. Da parte nostra sono continue le sollecitazioni perché si definisca al più presto questa questione e sottolineiamo ancora una volta che questa procedura ovviamente non è incardinata in capo alla Regione ma in capo ad ANAS. Grazie. Grazie Assessore Chianella. Prego Consigliere Smacchi per la replica. Grazie Assessore. Quindi mi sembra che ormai la procedura che si sta seguendo sia quella della assoggettabilità a via. Una procedura che di fatto tiene conto di pareri già espressi e che in qualche modo però tutti i soggetti dovranno rinnovare, soprattutto in conseguenza dell'assenza di modifiche sostanziali che siano intervenute in questi 5 anni, che ormai sono diventate 6. Ecco, io su questo la prego, Assessore, di essere particolarmente attento, uno perché queste procedure di assoggettabilità, seppur veloci, comunque, considerando che c'è agosto di mezzo, potrebbero comportare ancora alcuni mesi. E in secondo luogo perché so che stanno continuando le procedure relative agli espropri. Quindi anche da questo punto di vista dobbiamo essere chiari, perché da un lato si va avanti con una procedura legale che è quella degli espropri, contattando anche coloro che devono mettere a disposizione i terreni, e dall'altro ancora c'è una procedura che è quella di valutazione di impatto ambientale, anche se di assoggettabilità, che è in corso. Quindi anche le due cose devono coesistere in maniera legale e in maniera corretta. Quindi da questo punto di vista le dico, come Regione, di essere particolarmente attento nel monitoraggio e nella verifica, anche perché le attese e le aspettative rispetto a quel tratto di strada sono particolarmente presenti in tutta quella comunità. Grazie.